grandi, piccini e un po' cresciuti, i bimbi dell'oratorio e quelli del canzoniere, con i loro talenti vi sapranno intrattenere. Ora inizia la vera magia, che ogni parola porta via. L'elisir della bontà, siamo certi, vi stupirà. Yeah.
grave, ma Michela, i tavolini di Bruxelles aggiungono quel saporino di fondo inconfondibile, stupendo. Evidentemente manca qualcosa. Certo, maestro, è vero, un cuoricino di carciofo non ci sarebbe stato male, ma su via, accontentiamoci. E poi c'è sempre quest'ottimo brodo di gallina che assicurerà sostanze e sapori ineguagliabili. Del brodo di gallina? Cosa c'entra il brodo di gallina col nostro lavoro? Il brodo di gallina è l'arma sopraffina che ad ogni minestrone assicura un successone. Dante, Divina Commedia dell'ottavo girone. Quella dei buon guastai. Vuoi forse dire che questo è brodo di gallina? Esatto, dell'ottimo brodo di gallina. Che sta per diventare dell'ottimo minestrone. Che sta per diventare, che sta per diventare la nostra cena. Ma come fai a pensare a queste sciocchette che mi siamo passo dalla più importante, più fantastica, più innovativa scoperta del secolo? Sì, lo so che il maestro è geniale, ma quest'idea che vi è venuta di voler a tutti i costi tramutare la cattiveria in bontà, non so perché, ma non mi convince. L'invenzione della macchina del tempo almeno era divertente. Quella è una sciocchezza al confronto, la saprebbe fare chiunque. Immagina invece il potere benefico che potrebbe avere la nostra pozione. Il bene, unico protagonista della storia. Unico protagonista della storia, ci manca solo la sperimentazione. Se posso suggerirle, maestro. Ah no, non contate su di me, ne ho bevute e mangiate abbastanza le schifezze. Con la scusa del buon gustaio. Respirare? Cos'è questo odore di bruciato? Ah, è
Buona cattiveria, mi presento, io sono la strega di Biancaneve. La mela avvelenata non ha fatto alcun effetto di morte. Forse il veleno non è in quantità sufficiente, ma cercherò di migliorare. D'altro canto, nessuno è perfetto. Tutta colpa di quel maledetto principe, ma gliela farò pagare. Sì, gliela farò pagare. Sento come se qualcosa di bello stesse per succedere. Ma Biancaneve si deve sposare col principe e io devo preparare tutti i preparativi. Mi stanno aspettando, sono in ritardo. Mamma mia, che mangiata mi sono fatto! La nonna prima e quella sciocca di cappuccetto rosso dopo. Certo che i giovani d'oggi non hanno mica più educazione. Tu te ne stai lì, tutto bellino, con la tua cuffietta, che non per dire, mi stava proprio bene. E hai la sta mozzosetta. Che le grandi che hai! Proprio tu me lo vieni a dire. E fammi un po' vedere le tue orecchie, che se la sono di sotto il cappuccio, ci sarà una ragione, no? E poi, Gli occhi grandi che hai! Oh, stellina mia, e chi ti credi d'essere? Mamma mi diceva sempre, cucciolone mio, hai due occhioni che sembrano due stelle del cielo! E poi... E poi, che bocca grande che hai! Oh, anche la mia pazienza ha un limite. A quel punto lì non ci ho visto più e me la sono mangiata. E adesso vorrei proprio vedere che cosa dice. Che faccia grossa che hai! Che faccia grossa che c'ho! Ehi! E comincio già a sentire un altro languorino. In realtà ho già doppiato tre porcellini bene in carne che potrebbero fare al caso mio. Anche se con il colesterolo la carne di maiale non mi fa mica tanto bene. Thank you.
potuto pensare anche solo un momento di farti del male. Non mi basterà una vita per espiare tutte le mie colpe. La preghiera, solo la preghiera e il pentimento mi potranno aiutare. Come mi sta questo colore? Troppo intenso? Ma tardissimo! Devo ancora tagliarmi le gambe! Con quella foresta che hai lì ci metterai almeno 3 ore e arriverai in ritardo al ballo! Tanto meglio! Così il principe avrà occhi solo per me! Per te? Con quel naso a patata che ti ritrovi e quelle orecchie a sventola che al confronto di Dumbo non sono nulla! Qualcosa sta cambiando, qualcosa di inspiegabile.
Ministero. Signor Avvocato, lei deve sapere che noi due oggi siamo qui in rappresentanza dell'associazione Principi Azzurri. Principi. Signorina, sta o non sta prendendo appunti? Certo, signor Avvocato. Dicevamo appunto che rappresentiamo questa associazione di tutti i principi delle fiabe. Non è facile entrare a farvi parte, bisogna superare delle prove molto difficili. Ad esempio, bisogna saper cavalcare molto bene. Un principe non si può mica presentare in bicicletta. Bisogna saper affrontare con coraggio e valore orchi, draghi, stregoni e chi più ne ha più ne metta. Bisogna infine saper baciare. Saper baciare. Signorina, prenda appunti, prenda appunti. La maggior parte di noi frequenta annualmente dei faticosi corsi d'aggiornamento per imparare tutte le tecniche del bacio. Il bacio all'italiana, il bacio alla francese, il bacio all'inglese. Ma... Signorina, prenda appunti! Comunque, veniamo al sodo. Non riesco ancora a capire il motivo che vi ha spinto da me. È presto detto, a causa di uno scienziato che si è messo in testa di trasformare tutte le creature cattive in quelle buone. E noi abbiamo perso il lavoro. Bene, potrei. Prenda appunti, signorina! Le fanciulle che noi avremmo dovuto salvare o conquistare non ci sono più. La mia Biancaneve non si può più addormentare profondamente perché quella stupida strega si è trasformata in eccola. La mia Cenerentola non perde più la scarpetta di cristallo e la mia bella addormentata nel bosco è pimpante e vivace come non mai. E non vuole più saperne niente di pungersi il dito con quel benedetto fuso. E come di tutti i nostri colleghi hanno perso le rispettive fanciulle. Se vuoi te. Signorina! Appunto. Appunto, prenda appunti. Dunque, carina, per cui
visto. Vede, andando avanti di questo passo... Lo vedremo come andrà a finire. Certo,
zitti, perché non gradiranno che i cattivi siano spariti e si costituiranno un parco civile. Ed ora, se permettete, vorrei poter studiare più fuori di casa. Signorina, a comparare con il Biancaneve Cenerentola, vi farò sentire il prima possibile. Se il lupo facesse il suo dovere, è la mia vecchia fiamma dei tempi della giovinezza. Poi lui è partito, io mi sono sposata, adesso lui è tornato. E vede, io sono vedova da tanti anni ormai e vedrei volentieri qualcuno di nuovo al mio fianco. Ah, l'amore, se la vuoi. Bene, a questo punto non ci resta che... Un attimo, signor avvocato. Uno di noi ha dimenticato. Ci sono anch'io e voglio parlare. E i miei problemi a lei confidare. Oh, scuro pollicino, non ti avevo visto. Non mi dirai che sei qui anche tu per lo stesso motivo che i tuoi amici? Fortuna vuole che l'orco cattivo nella mia fiaba sia ancora vivo. Ma pensi che guaio se tutto ad un tratto divenisse più buono di un docile gatto. Io, pollicino, non avrei più nel ruolo. Per la gente varrei poco più di un fagiolo. Vuoi far causa anche tu allo scienziato? Se ti metti in coda ci sarei accontentato. Ma che bravo, mi è pure venuta la rima. Avvocato, qui non si può più scherzare. Una soluzione dobbiamo trovare. Bambine e bambini stanno già protestando, perché senza fiabe si stanno annoiando. I libri che loro hanno tanto amato, in pagine bianche lui ha trasformato. Per questo propongo, chiamatelo qui, il nostro scienziato Piripipipi. Piripipipi! Non sempre la rima riesce spedita, a volte davvero è piuttosto impedita. Ma non è questa la cosa importante, ma trovare soluzione al problema scottante. Bye.
Il suggerimento di Pollicino era assai semplice, persino carino. Le bolle su tutti lui voleva lanciare, in ogni luogo, ogni monte, ogni mare. Poiché la pozione aveva funzionato e i cattivi in buoni trasformato, perché l'alchimista non potrebbe trovare una pozione per il mondo reale? I cattivi nelle fiabe lui dovrà far restare, perché altrimenti che fiabe andremmo a raccontare? Senza cattivi da contrastare, come potrà la bontà trionfare? È questo lo scopo del nostro narrare, la bontà elogiare, la bontà far viaggiare, la bontà regalare. E a voi tutti che ci avete fin qui seguito, un solo avviso deve essere fornito. Come questi bambini, una pozione speciale a tutto il mondo potrete regalare, se la bontà a tutti donerete e voi stessi in gioco vi metterete.